In qualche modo, diciamo, continuiamo la nostra tradizione di scoperta primato italiano, nel settore in particolare dei raggi X, grazie a questa ultima scoperta, sempre nel campo dei gamma ray bursts, ovvero dei lampi gamma, in questo caso associati a questo evento di onde gravitazionali, cioè questa danza vorticosa di due stelle di neutroni che si sono incontrate, si sono scontrate e hanno prodotto questo jet, questo flusso di materia che si propaga a velocità molto vicine a quelle della luce. E questo flusso di materia è incanalato, diciamo, in una direzione molto specifica. Questo è quello che abbiamo sempre pensato essere il lampo gamma. L'abbiamo previsto, ma per tanti anni avevamo solo indizi che questo fosse il caso. E grazie a questa scoperta abbiamo fatto, come dire, due scoperte in uno. La prima, abbiamo trovato la prima controparte X, ovvero la prima sorgente in raggi X associata a questo evento di onde gravitazionali. Questo di per sé è una grande scoperta, ma quello che abbiamo capito, in qualche modo l'avevamo previsto. Come si dice, era un caso da libro di testo. E cioè, noi sappiamo, pensavamo di sapere, l'abbiamo confermato, che a causa di questa danza vorticosa di stelle di neutroni che produce questo oggetto, per un gamma ray burst che noi riusciamo a vedere, ce ne sono altri 100 che non vediamo, perché il getto è concentrato in una sola direzione. Quindi quando noi lo vediamo lungo la linea di vista, vediamo questo lampo gamma molto brillante, ma se siamo fuori dalla linea di vista, non lo vediamo. In questo caso, cosa succede? Succede che questo fiotto di materia che si propaga a velocità molto vicine a quelle della luce è come una specie di torcia, un LED che è diretto in una direzione molto stretta. Ma man mano che il fiotto di materia rallenta, questo flusso di radiazione, questa torcia si apre e quindi se anche noi siamo. Lo vediamo di sbiego, come dire, ci aspettiamo quindi di vedere questo evento in raggi X, non immediatamente come vediamo nei lampi gamma che vediamo di fronte, ma dopo un certo tempo. Ed è esattamente quello che noi abbiamo scoperto e osservato con il satellite americano Chandra, e cioè dopo 10 giorni dall'esplosione del lampo gamma abbiamo osservato questo che noi chiamiamo afterglow, cioè questo fiotto di radiazione in raggi X che saliva su, raggiungeva questo picco quando questa radiazione si apriva e poi pian piano decadeva. E questo ci ha permesso di confermare, di scoprire che i lampi gamma sono effettivamente prodotti da questa danza vorticosa di stelle di neutroni che quando si incontrano producono questa fiotto di radiazione gravitazionale e emettono questo jet di materia relativistica che a sua volta emette raggi X che riusciamo ad osservare diversi giorni dopo l'esplosione iniziale. L'evento è avvenuto durante le vacanze di agosto, io mi ricordo ero al mare all'Argentario e il nostro gruppo, il nostro team è parte di questa collaborazione che segue le controparti di onde gravitazionali e mi ha comunicato che era scoppiato questo evento e quindi immediatamente abbiamo attivato i nostri programmi di osservazione che ci erano stati, diciamo, allocati con una serie di facility, di osservatori sia a terra che in orbita. Tra gli altri, in particolare Chandra, ma anche Hubble Space Telescope, più una serie di telescopi a terra che includono per esempio Gemini, con cui abbiamo ottenuto degli spettri insieme a quelli di Hubble Space Telescope e anche delle facility nel radio, nei radiotelescopi in particolare australiani che hanno monitorato l'evoluzione del flusso in raggi nelle onde radio. E quindi sono stati giorni molto convulsi, come potete immaginare, e in particolare mi ricordo l'attesa che abbiamo, diciamo, vissuto a seguito dell'osservazione che abbiamo fatto con Chandra, quando subito dopo l'osservazione ci aspettavamo di avere i dati, appena li abbiamo avuti abbiamo cominciato a vedere, e contare, diciamo, i fotoni, come diciamo in gergo, cioè il segnale in raggi X,
E con grande gioia abbiamo visto da un lato una sorgente in raggi X che coincide con la galassia dell'oggetto, ma nella posizione coincidente con la sorgente ottica abbiamo scoperto che era presente questa sorgente in raggi X, e questo chiaramente è stato un momento molto molto emozionante. Vogliamo capire se questo è un evento particolare, ce ne sono molti altri. Su questo, per esempio, dobbiamo ancora capire, ci aspettiamo nei prossimi mesi, per esempio, di vedere se ce ne saranno altri. Questo, diciamo, è un punto fondamentale. E poi vorremmo spingere questa indagine a distanze ancora maggiori. Al momento, diciamo, LIGO e Virgo hanno un raggio di azione di circa 200-300 megaparsec. D'altro canto, questi orphanastre possono essere osservati a distanze molto maggiori grazie alle osservazioni in radio e anche in raggi X. Quindi le due aree di indagine a questo punto vanno insieme, ma si possono disaccoppiare e l'una rafforza l'altra. Quindi nei prossimi mesi e anni non solo ovviamente continueremo a osservare questi eventi nelle onde gravitazionali, ma attiveremo una linea di ricerca indipendente di questi afterglow orfani e cercheremo di spingerli a distanze ancora più lontane per capire come questi eventi avvenivano nell'universo sempre più distante.